Abjecam, eu am făcut. Și pentru... Eu am pus usturoi și în carne, la telefon, și m-am spus. No. Se sentite una parlata diversa dal solito perché siamo in visita. Siamo in Mi Moldavia sembra e dico siamo perché c'è anche mia sorella, siamo partite per venire a trovare la nostra mamma che domani festeggia il compleanno. Dopo vi aggiorno su tutto perché, come ogni moldavo che si rispetti, la prima cosa che devi fare quando arrivi in una casa dove vivono dei moldavi, devi sederti a tavola. Non importa se è ora di cena, di pranzo o merenda o non è nessun... Oh, la mela cotogna. Questa mi mancava perché in Italia non so dove trovarla. La volevo mangiare, ma stai buona. Mi rovina la poesia così, mia sorella. Comunque, stavo dicendo, non importa che ore sono, devi sederti a tavola. Qui abbiamo tutta la frutta di stagione, pere, mele, uva. Qua l'uva locale è questa, quella tipo stile americana. E la mela cotogna, ovviamente. Mangiamo perché siamo affamate. Qua ci sono patate e funghi. Sono squisite, non ho ancora assaggiato, ma già dal profumo so che sono squisite. Un'insalata e poi vabbè, i carnivori mangiano anche la carne. Abbiamo anche del vino spumante bianco di una delle cantine più rinomate e famose della Moldavia. That's it, mangiamo e poi vi aggiorno su tutto. A tra poco. Sono partita con tutte le migliori intenzioni. Sono partita proprio con un mood positivo, tant'è che ce l'ho ancora, non mi ha abbandonata e sono a livello macro molto molto positive e molto felice di essere qui e proprio curiosa di visitare quantomeno la città e i pochi parenti che mi rimangono qui. Ma sono nera. Sono nera. Dal momento in cui proprio abbiamo avuto il primo impatto, sta andando tutto proprio in discesa. Allora, il primo impatto, questa volta meglio, salire sul volo e ritrovarmi con tutte le persone della mia stessa provenienza, non è stato così traumatico come l'altra volta. Il trauma è arrivato dopo, quando ci siamo ritrovati al controllo passaporti, perché c'è il controllo passaporti quando entri in Moldavia. Praticamente c'era una coda infinita perché l'aereo era 40 file da 3 per 2 in realtà, quindi 40 file da 6. E siamo arrivati lì. Io ero tra gli ultimi perché ho aspettato che tutti scendessero perché ero a metà. Succede che una signora, l'ultima nella fila, per saltare un po' di serpentina e ritrovarsi prima insieme ai suoi familiari, ha aperto un pezzo della transenna per saltare quella serpentina e una delle guardie, o non so neanche come chiamarli, ufficiali della frontiera, non lo so qual era il suo ruolo, devo ancora scoprire. Aveva il berrettino rosso e tra le mani un fucile, non so neanche come chiamarlo, ma un'arma molto molto grossa e molto molto spaventosa. Le ha urlato. La signora ha sbagliato, siamo d'accordo. Ma le ha urlato, le ha detto: signora, se la vedo fare un'altra volta questa cosa, passerà i controlli domattina. 240 passeggeri, che erano già tutti in fila lì, sono ammutoliti, tutti. E questo è stato il benvenuto. Questo è stato il benvenuto. Non aggiungo altro perché lascio a voi commenti, considerazioni. Io ci sono rimasta molto male.
Poi in questo periodo la Moldavia sta attraversando un periodo molto particolare, ci sono tra una settimana le elezioni presidenziali e in questo momento stanno andando i dibattiti tra i due candidati. Tralascio tutta la situazione perché ci sarebbe un capitolo da aprire su tutto. La cosa che mi sconvolge, uno dei due candidati parla liberamente in un'altra lingua che non è quella di Stato. Adesso gli altri moldavi russoparlanti mi inveiranno contro se qualcuno capiterà sotto i miei video, ma c'è da dire che se vivi in questo paese devi parlare la lingua di questo paese e se ti candidi come presidente di questo paese devi sapere la lingua di questo paese, perché non puoi intendere proprio a livello culturale e spirituale un popolo se non parli la sua lingua. E con questo detto tutto, sono sconvolta anche perché questo parla liberamente in russo e sotto non gli mettono neanche i sottotitoli, quindi si dà per scontato che tutto il popolo debba parlare un'altra lingua che non è la sua, come se in Italia parlassero in TV in, mettiamo, tedesco nelle parti più a nord e dessero per scontato che tutti quelli del nord debbano sapere parlare il tedesco. Questa è una cosa inaccettabile. Io adesso faccio un bel respiro e vi faccio vedere il mio outfit e quello della mamma, quello di mia sorella, perché stiamo andando a festeggiare il compleanno della mamma e siamo tutte no, il due terzi siamo vestite colorate. Qui siamo abbinate anche, io maglioncine lilla, pantaloni. Vai, tieni tu, facci vedere l'outfit. Allora, io maglione lilla, pantalone fucsia. Sono molto fiera di questo outfit, lo sto adorando perché è un abbinamento che ho scoperto di recente e lo sto amando. Non penso che la me del passato sarebbe mai riuscita a tirar fuori un outfit così. La mamma sta indossando un vestito bordeaux, melanzana, viola, non so neanche come definirlo, stupendo. E il verde del suo cappotto lo ritroviamo sui miei calzini. Questo è un vero tocco di classe, cioè tutti i colori richiamati. Sono orgogliosissima. Vabbè, come scarpe metterò le samba, però mia sorella giustamente vi faceva vedere il tipico come chiamarlo, ciabatta dell'est, molto vegnasca, la ciabatta dell'est, stupenda. Questa è un esemplare di signora moldava che non fa vedere le parti intime di una casa, quindi il bagno deve rigorosamente rimanere nascosto, bisogna far vedere soltanto i lati bellissimi della casa. Fine, andiamo, stiamo andando a festeggiare. Siamo nel pieno centro della capitale, è un po' rumorosa, ma ho appena trovato una villa che è fatta nello stile vecchio di come era fatta la vecchia Chisinau, che ricorda molto Parigi. Sono edifici come questi che ricordano un passato davvero di gloria di questo posto, di questa città, e non quegli edifici costruiti durante l'Unione Sovietica, i tanto odiati edifici, che ne abbiamo uno anche qua. Sono orrendi, che non raccontano niente. Questo invece è un ottimo esempio, stupenda. Peccato che questi edifici qua sono tutti un po' lasciati andare. Ce ne sono altri e sono stupendi. Poi la cosa che
amo in questa città sono i parchi. I parchi sono bellissimi, gli alberi stupendi, le panchine. Ditemi se non è un bel posto in cui passeggiare. È spettacolare. La natura sicuramente è il fiore all'occhiello di tutto il paese. Poi siamo in realtà dentro una delle vie più trafficate. Consumiesti Bănulescu Bodoni? Sul viale Bănulescu Bodoni. E la cosa che proprio caratterizza questa via è questa cosa qua, è proprio una schiera di boutique di fiori, è una via intera e oggi deve esserci un raduno di motociclisti perché stanno passando in massa, comunque sono tantissimi, tantissimissimi fiori. Chiunque abbia bisogno di fiori, vabbè, ci sono fiori anche in altri posti della città, però qui li trovi subitissimo. Devo ovviamente comprare i fiori anch'io, perché se capitiamo una volta per il compleanno della mamma bisogna regalarle i fiori. E ovviamente ho preso i suoi fiori preferiti, i crisantemi lillini. Adesso gliele andiamo a portare. Fetele vini fuori. Questa è colore, andiamo. Adesso mi faccio mangiare. Allora, stiamo andando a festeggiare qui. La Placente è uno dei ristoranti un po' locali che fa tutta cucina locale. Anche l'arredo qui è molto molto locale. Bellissimo, tra l'altro ricorda una casa dei villaggi moldavi. Una bella casa, un po' ammodernata però bellissima. Diamo un po' insalate, formaggi, crema di funghi, mousse di fagioli, questo è squisito. Queste sono Placente, queste. Questa è dolce. Vabbè, dopo tanto le prendiamo, ve le faccio vedere dal vivo. Tanti tanti piatti. Tutta roba locale. Sono più piatti unici per intenderci, quindi qua abbiamo tipo delle cotolettine con un po' di insalata, patate. Grazie. Anche queste. Queste sono una sorta di tortellini, sono molto simili, però le fanno anche qua. Poi ovviamente tanta tanta carne, tanta tanta carne, troppa carne. E i dolci, qui sono tutti dolci locali. L'ho già visto questo. Yum! Ok. Questo è il piattino che ho ordinato io. Polenta con dentro palline di ricotta salata. Questo è un piatto molto molto locale. Questa è una salsa con tanto tanto aglio, pepe, peperoncino,
prezzemolo e questa invece panna acida. Devo farvi vedere dentro. Allora. Wow. Yum. Ovviamente gli altri mangiano anche la carne. Qui abbiamo delle costine con un po' di patate, un po' di crauti. Questo è un altro piatto molto molto locale, con tanta salsa sopra, ketchup o barbecue. Mamma mia, non ne mangio queste cose. Io mangio questo. Oh, che brava la mamma. E adesso vediamo cosa stiamo bevendo. Lacrima dolce. Vai. C'è anche la versione dolce. Questa è con le viscere. Siamo appena uscite dal ristorante, abbiamo salutato i nostri parenti e adesso stiamo facendo una passeggiatina e shooting fotografico dentro il parco qui attaccato. È il parco della cattedrale. Difatti siamo di fronte alla cattedrale. Poi lì dietro, non so se lo state vedendo, lì c'è l'arco e dietro ancora c'è il Parlamento. Adesso vi faccio vedere meglio. Siamo sul lato del Parlamento e questa è la strada principale della capitale, super trafficata e super cambiata rispetto a quella che ricordavo. Sembra molto più vuota, non so se hanno tagliato degli alberi, chiederò a mia madre, però sembra molto molto più vuota. L'arco è esattamente lì. E qui dietro di me c'è un centro commerciale. Così. Questo è un centro commerciale storico, cioè da sempre, cioè, me lo ricordo da sempre. Si chiama Gemen, tipo gemelli. Però è cambiato tanto anche qui, era pieno di baracchini, negozietti e adesso è tutto un po' più carino, un po' più in ordine. Dall'altra parte della strada abbiamo il comune della capitale, anzi il palazzo del comune della capitale. Adesso si gira con pullman, però ci sono ancora anche molti pulmini che girano, molti meno rispetto a qualche anno fa, li hanno un po' eliminati. Adesso la gente si sposta con gli autobus e i filobus e fa un po' tristezza perché una volta c'erano anche i tram. Era molto stile piccola Parigi, Chisinau, però adesso ecco non c'è più. E intanto però la vedo molto più in ordine, la città, molto molto più in ordine. Questo è invece l'ufficio postale centrale, uno dei palazzi storici più caratteristici tra quelli rimasti. Un altro palazzo storico, questo si chiama Sala Korg ed è praticamente il palazzo con l'organo. Poi qui invece abbiamo il Teatro Nazionale Mihailovic. Ci stiamo addentrando sempre di più nelle vie più storiche della capitale. Intanto qui dietro di me c'è
il palazzo dei concerti. Qui fanno un sacco di concerti ed è enorme come posto. Lì dietro ci sono tutte le vie più storiche della città, infatti è pieno di palazzi storici come quello. Lo trovo davvero elegante. Adesso stiamo andando a mangiare dentro un piccolo caffè e prima siamo riuscite finalmente a trovare il mio regalo di compleanno, perché è da quest'estate che lo stiamo cercando. Sono riuscita a trovare una cosetta da Paradiso, è un negozio di gioielli. Ho trovato una cosa bellissima, ho preso tipo, non mi ricordo come si chiamano, però quelle cose là che metti sulla collana, ed è bellissima. Dopo ve la faccio vedere a casa, ovviamente, perché non la posso aprire qua. Siamo praticamente dentro una specie di tavola calda dove puoi scegliere tutti i piatti che vuoi, che ti pesano e te li mettono dentro il piatto. Io ho preso tipo il purè di legumi, della verdura stufata, delle patate al forno, ovviamente non potevano mancare. Mia mamma ha preso delle patate al forno, un salamino e un'insalatina di alghe e carote. Tutto questo per 125 lei, che sono forse 7 euro, quindi due persone sfamate con 7 euro niente male. Adesso stiamo aspettando anche mia sorella, che sta scegliendo anche lei le cose da mangiare, però intanto faccio un assaggino con voi senza aspettare loro. Buono. Non so perché mi ha detto che è purè di piselli questa, perché in realtà è purè di lenticchie, sono palesemente lenticchie gialle. Tanta roba. Assaggiamo anche le patate, perché io sono un'intenditrice. Sì, mancano un po' di sale. Boh. Buone. Questo è uno degli edifici più storici, che risale ancora all'Unione Sovietica, è il circo. Se vedete invece un edificio in questo stile qua, è sicuramente una scuola. Questo ad esempio è un liceo di musica, si chiama Cipriano Corumbescu, in cui i ragazzi studiano musica. Siamo tornate a casa da poco e sono già troppo stanca, voglio farvi vedere soltanto cosa abbiamo comprato e poi mi rilasso un po'. Partiamo da due cose di abbigliamento che ho preso da Juvas, che è un negozio locale. Ed è anche, è un brand locale, Olivia? Sì, è un brand locale. Ho preso due cosine in cotone molto molto belle, di qualità. Ho preso questa t-shirt color rosa perché mi piace indossarle sotto i maglioni. 95% cotone, 5 elastan. E poi ho preso anche questo top con le manichine lunghe e i bottoncini, che però sono solo così decorativi, sempre da indossare sotto i maglioni, però essendo anche un po' arricciata qua nella parte bassa può essere anche indossata con un paio di jeans tranquillamente. Poi dimenticavo i prezzi. La t-shirt è costata 200 lei, che sono quasi 10 euro. Sì. E poi quest'altro top è costato
230 lei, che sono quasi 11 euro. Sì, quasi 12 euro, 11,85 euro. Però sono super comode, super utili, super di qualità, per cui sono felicissima dei miei acquisti. Poi, come vi anticipavo, siamo andati a fare shopping di gioielli perché mia mamma per il mio 32esimo compleanno ci teneva a regalarmi una cosa che mi sarebbe rimasta o che mi rimanga per tanto tempo, per sempre tendenzialmente. Allora siamo andate da Paradis, che è tipo paradiso, e ho comprato un ciondolo. Mi è tornata in mente prima, così all'improvviso, senza una ragione, la parola. Ho comprato questo ciondolino qui, che è spettacolare, è praticamente oro rosa e perla di fiume, la perla incastonata dentro questa gabbia che sembra un cuore, per come siamo abituati a vederlo proprio artisticamente parlando, ma poi sembra anche un cuore in senso anatomico perché è tridimensionale. È bellissimo, è oro russo questo, e non lo so, ho cercato per tanto tempo qualche cosa da comprare e non ero riuscita a trovare niente. Oggi quando sono entrata in questo negozio ho visto questo e mi è piaciuto subito, e poi ho scoperto che l'azienda che lo produce si chiama Veronica. Mi hanno ovviamente dato tutto lo scontrino, il certificato di qualità, garanzia, quindi perfetto così. Poi mia mamma mi ha regalato anche un'altra delle sue collane, questa è proprio sua, che ha comprato praticamente quando è nata mia sorella, quindi tanti anni fa, 26 anni fa quasi. E anche questa è in oro rosa e ha anche questa una perla. Sono diverse, ma sono tutte e due stupende, le adoro. In questo momento invece sto indossando questa collana qua, che è una collana in oro giallo e ha questi piccoli solettini cosparsi. Ho tutte queste cose bellissime che per un bel po' non ho indossato, come ad esempio questa collana in oro giallo, ho anche una collana a casa, infatti non vedo l'ora di arrivare per metterci sopra questo nuovo ciondolo, perché per tanti anni ero convinta di amare l'argento, l'oro bianco, ma in realtà di recente ho capito che mi piace l'oro rosa o giallo e non tanto l'argento, perché per me è troppo freddo come tonalità, mi sta meglio questi colori qua. Infatti anche gli orecchini che ho su sono in oro rosa e giallo. Basta, è tutto, vado di là perché c'è in corso una discussione e voglio assolutamente partecipare, perché quando si animano così bisogna andare un attimo a vedere che succede. Dovete sapere che i moldavi hanno questa abitudine di parlare molto molto animatamente e sembra sempre che stanno litigando, quando in realtà è una semplice discussione, quindi sono molto focosi, mi piace animarsi quando parlano di qualche cosa, devono dimostrare che ci tengono, quindi vado perché non mi voglio perdere questo gossip, e poi probabilmente ci si aggiorna domani, perché adesso sono un po' stanchina. Gli ultimi due giorni sono stati parecchio impegnativi, ho fatto tante visite a tanti parenti e forse ho chiuso il giro. Oggi sono stata da una mia cugina e da un'amica
E sono tornata a casa pienissima perché qua la tradizione vuole che quando vai a trovare qualcuno ti devono sedere a tavola, quindi sto tipo all'ingrasso, vieni vieni, poi no, non ti fermi. Mia madre mi vede un po' deperita e me ha fatto comodo perché ho sfruttato la cosa a mio favore, perché avevo voglia di mangiare le crepe e ovviamente è bastato dire avrei così tanta voglia di mangiare delle crepe e lei me le ha preparate. Infatti adesso, anche se sono pienissima, le voglio assaggiare, perché vuoi non assaggiare le crepe che tua mamma è rimasta a casa a preparare per te un pomeriggio intero e sono pure senza glutine. Poi una mia cugina, la cugina che sono andata a trovare, mi ha regalato la marmellata alla mela cotogna, che è una marmellata che volevo da un sacco di tempo perché in Italia non la trovo da nessuna parte, e quindi adesso voglio fare questo assaggio, voglio mangiarla subito, tipo adesso preparo e mangio le crepe. Ho già l'acquolina in bocca. Adesso facciamo insieme l'assaggio, funzionerà così, proprio non si bada a nessun tipo di dieta quando sei in Moldavia, perché queste cose qua normalmente non le posso mangiare. Mamma mia. Cheers. Buonissimo. Ciao, dopo sto per andare in coma, in food coma. Ciao. Buondì. Oggi è finalmente, o purtroppo già giovedì, sta finendo la giornata, siamo usciti a fare una passeggiata, ci troviamo a Steučen, che è tipo una città, ma è più una cittadina ex piccolo paesino che è diventato città, perché il mood è più da paesino. Stiamo andando a fare un giro dentro il parco qui, che è bellissimo. Intanto sto ammirando un po' i rimasugli dell'ex Unione Sovietica. Infatti qua c'è un giga edificio che una volta era tipo si riunivano tutti i produttori di vino della Moldavia e degli altri paesi satelliti, perché la Moldavia era soprannominata l'orto dell'Unione Sovietica. Infatti qui si produceva tanto vino, frutta, verdura e altre cosine, anche non alimentari, tipo i tappeti. Però ecco, questo è adesso questo edificio lasciato a se stesso, cioè proprio abbandonato, e anche quello là sono tutti vetri rotti. Che peccato. Beh, intanto il verde qui è bellissimo. Qui in questo edificio aveva studiato anche mio papà. Ora stiamo andando verso il parco, verso lo stadio. In questo piccolo paesino, in realtà, anzi città, ci sono due stadi. Questo parco è stupendo. Allora, a parte questo edificio che mette una tristezza infinita, però in effetti il luogo in cui era posizionato è tanta roba. Questo parco è spettacolare. Riusciremo a vedere entrambi gli stadi. Già uno dei due è parecchio grosso. È prato naturale, ragazzi, è un po' scarnino da vicino, però tanta roba. Wow. Diciamo che questa volta che torno qui dopo tutti questi anni sto notando un bel po' di cambiamenti. Sto notando che forse in questo momento il paese è veramente in crescita, nel senso che
ci sono un sacco di cose in costruzione, sembra un cantiere all'aperto, proprio tutto in costruzione, un sacco di cose. Qui c'è l'altro stadio, ci sono un po' di ragazzi che stanno facendo un allenamento. E allora, guardate qua la bellezza dell'autunno. E lì in lontananza hanno creato questo centro sportivo dove ci sono un po' di piscine, un po' di cose interessanti per varie tipologie di allenamenti. E da qui possiamo vedere un po' anche la città da lontano. C'è anche un campo da tennis qui all'aperto. E poi da qui ci siamo avvicinate al punto con la vista più da vicino sulla città. Eccolo qua l'autunno in tutto il suo splendore, cioè spettacolo! E siamo tornate di fronte all'edificio dell'Istituto Tecnico, che scopro adesso che è centro di eccellenza per la viticoltura e la produzione di vino di Chisinau. Sono 180 anni dalla fondazione. Wow! Qui siamo in realtà alle porte della città, quindi da una parte c'è questo piccolo paese, questa piccola città dove siamo noi, Stavucene, invece questo proprio territorio condiviso tra Chisinau e Stavucene. E per farvi un'idea di come si vive qua, queste sono un po' di case vecchiotte, però in condizioni comunque buone. Un grosso problema invece qui sono i randagi. Ci sono un sacco di cani abbandonati, poverini, vivono per strada. Una volta facevano anche una brutta fine, adesso per fortuna almeno non li ammazzano. Stiamo ridendo perché c'è un gattino stupendo qui. Vi devo far vedere questi. Questi per me sono tipo strumenti per ammazzare i bambini. Questo è uno scivolo, ancora dall'Unione Sovietica, e queste sono le barre così dove i bambini giocano. Però cioè ci si faceva male veramente su queste cose quando eravamo piccoli. Poi io non mi sono mai fatta male, ma mia sorella ben due volte. C'erano anche le altalene in metallo pesante. I bambini puntualmente cadevano e l'altalena gli andava in testa, per farvi un'idea di come andavano le cose. In questo parco invece, che è più recente, possiamo ammirare delle costruzioni un po' più moderne, con scivoli e altri giochi per i bambini fatti in plastica e non più in metallo. La modernità è arrivata anche qui. Questa cosa mi rende molto molto felice.
questa cosa qua è un mini mercatino. Qua si usa ancora molto fare mercato, ma i mercati sono fissi, non sono mobili come quelli in Italia. C'è un punto nella città, tutti vanno lì. Quindi c'è a Chisinau, c'è una grossa zona dove fanno solo mercato, e qui c'è una piccolissimissima parte di mercato. Abbiamo fatto anche un giro al supermercato, dopo vi faccio vedere le compere. E adesso stiamo andando a prendere un po' di acqua. Si può prendere l'acqua e anche la bottiglia. Oh. Che sistema! 5 litri di acqua sono 30 centesimi. Wow! Abbiamo sedemci che il diavolo e sta non c'è. Pure! Hanno putea a vlorca. E un po' pure! C'è così anche. No, bro. Mi manco no. Guardate qua che tramonto. E poi torniamo a casa, ma voglio farvi vedere. Beh, quello è il centro della città. E poi qua è quello che vi dicevo. Quella situazione un po' più villaggio di città. E qui un altro parco giochi. Questo è veramente enorme. E in realtà questo è l'asilo. Quindi tutti questi giochi sono dell'asilo. Però una volta, quando andavamo all'asilo, io e mia sorella avevamo quegli scivoli là, in metallo, pesante, e anche le altalene. Adesso si sono un po' evoluti anche qui. Vi voglio far vedere un'ultima cosa, un assaggio di paesino qui. Come sono le case, come sono le vie. Ecco qua. In chiusura di questa giornata voglio condividere con voi l'acquisto nel secolo. Praticamente abbiamo comprato il gelato e questo è uno dei due gelati che esistevano quando ero piccola. C'erano praticamente due tipologie, questo qua che è lo stecco e poi c'era quello nel bicchierino di wafer, esatto. E basta. Volevo provarlo perché, come tutte quelle cose che ti rimangono impresse da quando eri bambino, volevo vedere un po' se era buono come me lo ricordavo io. E poi è bellissimo anche perché hanno mantenuto anche la confezione come una volta. Stupendo. È un nuovo giorno e siamo in una nuova location. Siamo a Hrincest, che è un'altra città
verso il sud della Moldavia. Siamo qui per trovare una zia che è la sorella di mia nonna. È praticamente l'ultima nonnetta rimasta e siamo venuti qui in un locale a pranzare insieme. Non so se riuscirò a farvi vedere qualcosina. Vorrei farvi vedere, intanto avete visto un po' la strada venendo qui da Chisinau, che è molto molto bella, molto panoramica, molto scenografica. Ci sono un sacco di campi, un sacco di vitigni e un sacco di punti panoramici dove ammirare la natura, il verde e la bellezza della Moldavia, che è proprio questa. Ora volevo almeno farvi vedere il monumento, però mi sa che da qui non si vede, che è un monumento che si vede proprio entrando nella città, però forse ci facciamo dopo un salto quando andremo a riportare a casa la zia. Si vede. Dopo ve lo voglio far vedere perché c'è tutta questa scalinata che su in alto è coronata da questo monumento, e ho ritrovato una cosa molto simile a Genova e ci sono rimasta quando l'ho scoperto, col monumento di quella piazza lì. Quindi ve la voglio far vedere dopo. Sentite che sto facendo un po' fatica a parlare dopo una settimana qui. Non è così facile parlare in italiano perché ho parlato praticamente tutta la settimana in moldavo e quindi sto facendo un attimo fatica, però ritroverò il mio modo di parlare. Adesso andiamo dentro, vi faccio vedere un po' il locale e poi si mangia. E si parte da un piatto super tipico, che è una minestra alla moldava con penso ci sia anche un po' di carne, delle tagliatelle dentro, delle verdurine. Questo la mangia mia sorella, che è un po' amante di queste minestre qua. E poi ovviamente una cosa che ci accomuna, il bicchiere di vino rosso. È bellissima anche la vista da qui, da sul giardino esterno, ed è spettacolare, un posto veramente wow, enorme e super super carino. Mi ero persa il dettaglio di che cosa viene servito insieme alla minestra. Quella è praticamente la solita panna acida che viene servita come condimento per la minestra e il pane. Io ovviamente ho ripreso il mio piatto preferito, polenta con ricotta e panna. E qua ci sono dei funghi affogati dentro la besciamella e il formaggio. Adesso scopriremo bene che cos'è questa roba qua. Però vabbè, gli altri stanno mangiando un po' di purè con cotoletta e insalata. Carne impanata, mi corregge mia sorella. Molto molto bene. Yum. Dopo il ristorante ho interrotto bruscamente le trasmissioni perché, per quanto mi sarebbe piaciuto fare un giro, farvi vedere più da vicino il monumento, quando abbiamo riaccompagnato a casa mia zia siamo stati circondati e quasi aggrediti da un branco di randagi e mi sono spaventata talmente tanto che una volta salita in macchina volevo solo andare via da lì e quindi mi sono proprio dimenticata. Poi tornando nella capitale siamo andate a trovare una nostra cugina che festeggiava una sorta di ballo di primo anno, al primo anno di università, e qui si usa molto fare un sacco di feste, organizzare proprio feste per cantare, suonare, esibirsi davanti a tutti, a scuola o in università o anche al liceo. Si trova sempre un motivo per festeggiare. La nostra cugina è proprio una vera star, è anche una cantante super brava e super bella. Poi finito il concerto siamo tornate a casa,
Abbiamo fatto un giro in macchina per la città, che è sempre bella di notte, e poi il giorno dopo un altro giro verso l'aeroporto perché era ormai il giorno di rientrare. Siamo passati sia per la parte vecchia che per quella un po' più nuova, un po' più moderna, un po' più europea, e questo è tutto da Chisinau e tutto da questa settimana dove sono tornata un po' alle origini e ho visitato i luoghi della mia infanzia. Come ultima tappa, ovviamente, d'obbligo uno sguardo verso gli edifici che sono posizionati a mo' di porte della città e si chiamano anche esattamente così. E qui finisce la nostra gita. Io vi aspetto nel prossimo video, vi mando un mega abbraccio gigantesco, prendetevi cura di voi e alla prossima. Ciao!